Beh, abbiamo fatto divertire tutti, credo, perché credo sia stata una bella partita di pallacanestro per il pubblico e anche per chi l'ha giocata. Chiaramente abbiamo fatto divertire tutti, ci siamo divertiti un po' meno noi perché abbiamo, credo con tutta onestà, condotto la partita per tre quarti e poi l'abbiamo lasciata un po' lì. Lasciata un po' lì, non voglio togliere alcun merito a Reggio Emilia, che ci ha creduto, che ha cambiato la sua aggressività, che ci è venuto un pochino più sotto i piedi, che ci ha tolto le linee di passaggio e che ci ha sicuramente messo in difficoltà. Però non abbiamo avuto la capacità di cambiare il ritmo della partita, di rallentare, di prenderla in mano nell'ultimo quarto e di giocare a un ritmo diverso. Abbiamo cercato di giocare la stessa partita quando invece la difesa dei nostri avversari è totalmente cambiata. Poi nel finale l'ha presa sicuramente in mano Lavrinovic e questo sicuramente ha segnato il finale. Quello che posso dire è che sicuramente ho tanti motivi per essere soddisfatto, parlo chiaramente della mia squadra, perché stiamo andando nella giusta direzione, dico quello che ho detto ai ragazzi, quindi dobbiamo avere la capacità, la bravura, non è facile di prendere tutto quello di positivo che abbiamo fatto e andare avanti nel nostro percorso. Non era forse questa la briglia da vincere, ma noi ci credevamo, ci abbiamo creduto e penso che l'abbiamo cercato di dimostrare sul campo. Mi sarebbe piaciuto chiaramente andare via anche con i due punti. Domande?